Ciao, benvenuti sempre sul video dove prima vi ho fatto vedere nella parte 1 come in pratica portare Mario Kart Stadium per giocare sul Dolphin. Vi dico sul Dolphin perché quando create il file è grande e quindi si dovrebbero ridimensionare le immagini per fare il file più piccolo, almeno sui 10 mega. Almeno sui 10 mega e per giocare in Wii, se no vi dà black screen. Invece sul Dolphin può essere anche 20 o 30 mega e ci può giocare tranquillamente. Allora, avevo avuto problemi con questa zona qua, l'ho dovuta rifare. Se vedete alla fine della parte 1 che l'ho dovuto rimettere. Ok, poi ho scalato anche la mappa qua, tutto il circuito, come vedete sto sempre alla fine del circuito, l'ho fatto lungo più o meno 3500 metri quasi. Ok, e non so se funzionerà perché come vedete qui è così alto, cioè è un casino qui, non so se perché su Wii U c'è al Mario Kart 8 c'è la gravità e quindi su Wii non c'è la gravità, non so cosa succederà quando si andrà a giocare. Allora, dopo che ho fatto quello, io ho alzato il circuito a 4000. Ok, e ora che abbiamo fatto questo, quando abbiamo portato tutto, controllatevi sempre le texture se sono giuste, precise. Per esempio qui vedete che manca una textura, io non la metto, però se la volete mettere voi mettetela, in caso vi dovete sistemare tutto, anche qua che le luci per esempio, no? Però per vedere se le texture sono giuste vi consiglio di fare così. Allora, per esempio, andiamo su material, facciamo il model, per esempio prendiamo la strada, per esempio questa, no? La strada, ok, ci clicchiamo sopra col destro, vedete escono queste cose qua, facciamo seleziona e la seleziona tutto e queste cose qua, vediamo qual è, l'ha selezionato, quando facciamo seleziona, però adesso devo vedere qual è quello, mi sembra che deve essere questo qua, no, dobbiamo esplodere tutto. Allora, aspettate un attimo, mi sono dimenticato, selezioniamo tutto il circuito, ok, poi facciamo col destro, facciamo esplodi, ok, una volta fatto ora possiamo fare quello che ho detto io, facciamo così col destro, seleziona, una volta selezionato si può per esempio si può eliminare, basta fare così, vedete, voi dovete avere la faccia bianca rivolta verso di voi, perché la faccia bianca sono texture, quella dove tu ci vai a correre, ok? Se invece la faccia è così, vi faccio vedere, per esempio se la faccia per esempio è così, vedete? Grigia, e la dovete farla bianca, quindi basta cliccare sopra qua col destro e fai reverse face e te la rifà così, ok?
e vado indietro. Va bene, ok, io non mi metto a controllare tutto perché vi sto facendo un video per come portare per giocare, no? Fare queste cose qua. L'unica cosa che dobbiamo fare è, ora è salvare in pratica il file. Facciamo file, poi OB esporta, ok. E lo esportiamo. Io scrivo versione, faccio versione 1, facciamo così. Ah, un consiglio, vi dico di rinominarvi in pratica le texture, ok? Questo che cliccate, come se finisce di importarlo, vi faccio vedere. Allora, sto dicendo che per rinominare basta, per esempio, andate qua, ok? Fate così, per esempio, boost. Poi andate qua, per esempio, fate fast trick. Ok, e così via, per esempio qua fiori, così sapete che quando andate a fare il KCL sapete i file quali sono, ok, per fare meglio il KCL, se no dovete fare come faccio io adesso, vi faccio vedere. Ok, adesso abbiamo fatto questo, io vado indietro così quello non lo rinomina. Ok, una volta fatto questo, io ora salvo questo qui, faccio salva, una volta che l'abbiamo salvato ora dobbiamo fare il, in pratica il KCL, quindi andiamo ad eliminare tutti i poligoni, in pratica tutti gli oggetti, le cose che non ci stanno nel circuito che noi andiamo a toccare, ok, dentro il circuito, e per poi fare anche la minimappa. Quindi allora selezioniamo tutte queste case qua e premiamo Canc che lo elimina, oppure basta cliccare col destro e facciamo Erase, ok, è la stessa cosa. Poi questi qua anche fuori è tutto eliminato. Poi io vado a eliminare anche qui nello stadio, però dobbiamo stare attenti quando eliminiamo le cose perché in pratica qualche poligono non è esploso come deve essere esploso e quindi lo dobbiamo o esplodere di nuovo oppure lo spostiamo per vedere se c'è da problemi nel circuito. Per esempio così selezionato lo spostiamo, vediamo che non dà problemi nel circuito, premiamo Canc, ok. Anche questo qui io lo prendo, lo sposto, vedete, vedo che non dà problemi nel circuito e quindi poi premo Canc e lo tolgo pure quello, e così via. Per esempio questi qua, vedete, Canc. Poi questo, poi qua questi qua, ok. Come vedete il circuito non dove andiamo a correre devono rimanere, in pratica il terreno, poi questo qui e i sparti qua, questi qua, tutto il resto bisogna eliminarlo per il KCL perché è troppo grande, capito? Quindi andiamo ad eliminare altro di qua, facciamo così, questo qua per esempio,
Vedete, questi qua servono. Vedete? Questi che sono i, in pratica quando ci andiamo a sbattere contro che ci fermano. E allora noi dobbiamo fare così. Però prima di tutto eliminiamo qua gli schermi. Poi questi qua. Questi qua invece. Questi invece noi li selezioniamo così. Clicchiamo sopra, ok? Poi selezioniamo così e cancelliamo. Ok, qua c'è l'altro. Ok, qua c'è questi. Ok, adesso tutti questi qua. Pure questo qua, ok, muoviamo sopra qua se c'è qualcos'altro. Allora qua no, qua per esempio ci sono questi qua, vedete, ancora da togliere. Fatto che soldi, mancano solamente questi qua e io faccio, facciamo così, facciamo prima, ecco fatto. Poi andiamo ad eliminare questo qui, vedete, speriamo che non dà problemi. No, ok, poi questo. Quello lì non ha problemi. Poi togliamo queste parti qua, però vedete che sono quelle che fanno parte di questo qua, eh? Quindi io ho anche eliminato altre parti e ho sbagliato quelle là del, vedete, e vabbè, dai, ormai che l'ho eliminate, andiamo avanti. Allora, in pratica avete capito, insomma, dovete eliminare solo quelle che non fanno parte del circuito. Io vado a eliminare queste parti qua così per fare il KCL più leggero. Io tolgo tutto, poi voi quando fate il vostro circuito, che piano piano imparate a fare le cose, poi andrete anche voi a eliminare in pratica le cose che non servono nel circuito, capito? Io per esempio tolgo queste cose qua tanto per ora per farvi vedere a voi, invece poi le dovete lasciare. Questo, per esempio, questo qua che non ci va sopra, questi. E così. Per esempio questo qua, vedete, se io lo tolgo, ok? Fa parte del circuito, quindi io faccio così. Poi così.
Ok, allora. Fatto, allora togliamo sti piloni qua. Poi questi, questo di sotto, tanto non serve. Vedete? No, ho tolto anche il coso qua. Aspettate, andiamo un po' indietro. Andiamo ancora indietro. E questi qua deve rimanere. Allora, devo fare così. Così. Ok, a posto. Qua, questi qua si possono togliere. Questi si possono togliere. Questi qua si possono... No, ho tolto pure quello di sotto. Qua vedete che manca la rampa. Ecco. Vabbè, selezioniamo questi qua. Togliamo. Poi selezioniamo questi qua. Sono questi qua. Ok, posizioniamo questo di sotto. Vediamo che non c'è niente che va verso il circuito, non c'è niente, lo togliamo. Posizioniamo questi, li togliamo. Ok, questi qua li togliamo. Questo qua così toglie i piloni, poi questi. Ok, fatto. Ora il KCL speriamo che non ci dà problemi, però se possiamo togliere anche questi qua. No, no, li lasciamo, dai, togliamo sta scritta Mario Kart, questa, così qua. Però dobbiamo stare attenti, vedete che ci selezionano pure questi qua. Aspetta, facciamo così. Ok, ce ne sono altri, sì. Io li tolgo così alleggerisco il KCL, poi voi quando vi fate il circuito lo potete fare come volete. Come state vedendo ci vuole tempo per farlo il circuito, poi quando lo andate a provare vedete che troverete problemi con qualche texture e quindi dovete poi rimodificare tutto, capito? Okay, ora andiamo, facciamo questo qua. Forse che se è leggero come deve essere, riesco a farvi anche vedere come è uscito, se riesco a farlo andare su Wii. Ok, allora adesso questi qua, spero di non aver tolto, no, questo qua io lo tolgo tanto non mi serve. Bene,
Fatto. Ora che abbiamo fatto questo, lo salviamo. Io faccio salva as, salva come, e lo salviamo in KCL. Ok, una volta abbiamo salvato, facciamo lo esportiamo in pratica in OBI, ok? Allora, in pratica dobbiamo salvarlo in OBI, ok? KCL, KCL, salvo, facciamo così. E una volta abbiamo salvato, facciamo anche per la minimappa, quindi noi dobbiamo eliminare le parti che non servono per la minimappa, ok? Quindi andiamo a selezionare l'erba qui, per esempio la togliamo, andiamo a selezionare questi cosi qua, le rampe qua, questo per esempio lo lasciamo se vogliamo. Però io vado a togliere questo qui, lasciamo da poi questi qua, aspettate che ho tolto anche le curve. Ecco, vedete, ho tolto le curve. Allora, questo qua sono le curve, quindi facciamo così, poi quello rimane lì, questi rimangono qua, questo qua per esempio va via, questo qua. Qua. Ok, bene, ora togliamo questi qua. Per toglierlo di fretta facciamo così, selezioniamo la sabbia, ok, facciamo, seleziona tutto, quando l'ha selezionato, vedete che l'ha selezionato tutto, facciamo, carne, rifacciamo, seleziona tutto, poi clicchiamo col destro e facciamo il rase e l'ha eliminato tutto, facciamo prima così. Ok, una volta fatta la minimappa, io vi consiglio di eliminare le texture in pratica della minimappa se volete, però se volete le potete anche lasciare. Capito? Se volete potete anche lasciare, quindi una volta che abbiamo fatto lo esportiamo sempre in OBI, lo KCL, facciamo mappa, sappiamo che è la mappa, facciamo salva, facciamo così, ok. Ora andiamo su, apriamo, dobbiamo cercare un circuito in pratica per fare, per creare il circuito in pratica, la cosa, la, come si chiama,
il file per giocare. Quindi io ora devo mettere tutti gli hobby in una cartella. Poi su questi qua. Allora c'è questo mappa shell e la cosa. Ok, ora apriamo in pratica DRS Tool, oppure se volete lo potete fare anche con Brawl Talks Tool, ma vedrò, è uguale. Facciamo new, poi importa, penso che già sapete farlo se avete seguito i miei video come fare una custom track. Prendiamo il nostro file, prima facciamo la mappa, facciamo apri, poi mettiamo map, ok, import, facciamo salva, e ce l'abbiamo qui. È tutto mio, perché io più bella questa sera. Ok, ora facciamo file new, importa, importiamo ora il circuito, ok, vedete che è 49 mega. Aspettiamo. Ok, poi facciamo course model, facciamo importa, ricordatevi che deve stare sempre nella cartella dove c'è lobby, la cartella texture, ok, non la dovete rinominare, sennò vi dà un errore se la rinominate. Come vedete già le texture sono 14 mega in tutto, quindi bisogna farle in pratica, scalarle, farle più piccole, se sono che ne so 1900x700 farle che ne so 512x300, ok, dobbiamo farle piccole per farle più ridurre il megabyte in pratica di ogni immagine. Ma questo lo dovete fare quando caricate il file direttamente il BFRS sul 3ds Max, quando poi avete esportato le immagini da DDS in PNG o JPG come lo volete fare, e che l'avete fatto così, aprite o Photoshop quello che avete e poi scalate, le ridimensionate poi le immagini e poi le mettete in 3ds Max sul circuito, così ve le fissa anche, ve le sistema anche quando le mettete dentro. Ricordatevi di lasciare sempre i file originali quando ridimensionate le immagini, così poi non avete problemi su 3ds Max quando per i nomi dei poligoni delle immagini, no, per importarle, che sennò è un casino poi dopo. E poi quando prima di importarlo, ogni immagine gli date il nome, così sapete che quell'immagine era, deve essere 8 caratteri massimo, il nome, se no quando poi lo salvate vi dice in 3ds o altro, vi dice che lui ha rinominato il file dell'immagine, capito? Ed è un casino. Ok, l'ha fatto. Ora dobbiamo togliere in pratica queste qua dove c'è scritto default material, quindi clicchiamo sopra, facciamo delete,
Ok? Dobbiamo togliere tutte perché sennò è un casino, le vediamo nel circuito. Non è niente, sono le texture, che sono le parti bianche, quelle che non ho tolto io, che vi ho fatto vedere, e quindi, capito, sono rimaste lì e ce le dà così. E togliamo così poi alleggeriamo anche il file. Bene, e una volta fatto lo salviamo. Ecco, e ce l'ho data 21. Ok, piano piano lo fa più piccolo, però noi se avevamo ridimensionato le immagini, che sono 14 mega, era di 10 mega, ok? Quindi ora chiudiamo Bref qua. Bene, ora facciamo in pratica il KCL, e se non è molto grande è 3 mega, speriamo che ce lo dà. Facciamo new, poi file importa, KCL, facciamo importa, eccolo qua. Allora adesso dobbiamo sapere in pratica quelli che abbiamo qua, no? I nomi, quindi andiamo su KCL texture, vedete ci dà i nomi, quindi materiale 77, che è questo, che è la sabbia, ci vado a mettere offload, poi il default material, quello che vi ho detto io, in pratica quello nero, lo togliamo. Come stavo dicendo, dobbiamo togliere i default, li togliamo, ok? Ora andiamo a vedere il materiale 63, che cos'è? Che è la strada. Materiale 82, che è, penso che è sempre la strada. L'82 è sempre la road. C'è il materiale 43, che è sempre la gara. 85, che è sempre la gara. Materiale 97, che è il boost. Poi c'è l'81, che è sempre il boost. No, questo è fast. Poi c'è 99, sempre fast. Però dobbiamo vedere, perché forse sull'81 dobbiamo mettere il cannone, però vediamo in circuito come esce, se riusciamo a fare il fast meglio. Il 34 sono i, in pratica, wall. Ok, poi c'è default material, li togliamo, che non servono. Ok, questo è materiale 45, che è il jump. Ok, possiamo mettere per esempio il fast trick, ok, oppure lo lasciamo così come sta. Io metto il fast trick. Il 62 sono i colori, che è sempre la gara. Il
materiale 43 nella strada e materiale 63 nella strada. 43, 63 la strada. Poi c'è il default materiale, lo togliamo. Default materiale si toglie, si toglie, si toglie. Si toglie sempre. I default, vedete, il materiale. Poi c'è l'80 che è sempre la strada. Poi c'è il materiale 42 che è l'off-road. Poi c'è il materiale 45 che è sempre il jump, no? Quello che salta. Ok, metti il fast trick. Poi facciamo ok e aspettiamo. In pratica, se il file è giusto di dimensioni, vi dà ok e poi lo salviamo, se no vi dà un errore e quindi dobbiamo tornare su SketchUp e togliere qualche altra cosa in pratica dentro. Però sembra che va a buon fine, perché è già arrivato quasi alla fine, è l'80%. Ecco, ha fatto. Allora facciamo file salva, scriviamo KCL, facciamo salva. Eccolo qua. E bene, allora chiudiamo questo. Ora cerchiamo prendiamo il circuito che ci serve. Quindi io già li ho estratti, ok, i circuiti, quindi voi potete anche usare per esempio WeScrubber per estrarre il circuito, già lo sapete, no? Come fare con WeScrubber. Allora prendiamo un circuito che lo mettiamo dentro, ok, la gara, quindi qua. Allora per esempio, per fare prima, io, visto che non dobbiamo mettere nemici in gara, io vado a prendere il circuito di come si chiama, Old Mario SFC praticamente, e SNES Mario 3, ok, proprio là. Poi apriamo Brawl Box. Portiamo il circuito qui. Io vi consiglio poi di farne un'altra copia, così ok, va bene? Voi usate questo qua. Quindi ora esportiamo il KMP. Ok, il KMP ce l'abbiamo qua. Quindi ok, una volta fatto così, prendiamo il KCL, facciamo replace. Nel KCL facciamo apri. Ok, poi su course model facciamo replace. Prendiamo course model, app, map model, facciamo replace. Andiamo su map, apri. Ok, ora facciamo il KMP, quindi apriamo KMP Cloud. Facciamo file open. KMP, ci avete KMP. Ok, ora we have
prendiamo il nostro file, ok, di del CT. Ok, facciamo importa. E qui abbiamo il circuito. Ok, ora qui abbiamo il, in pratica, il circuito, va bene? E quindi possiamo ora andare a fare la start position. Vedete che qua lo prendiamo, io lo metto qui. Allora, in pratica, se vi ricordate, abbiamo alzato il circuito di SketchUp a 4000, quindi noi dobbiamo mettere in proprietà la posizione, ok, 4000, quindi io metto 4000 e poco di più, faccio 4000, che ne so, 200 per esempio, o 4100. Di norma io metto 100, sempre di più. Poi gli enemy, gli item, tutto il resto lo lasciamo così come per ora, perché lo proviamo in modalità time trial, no? Da soli. E poi sapete come modificarlo, mettere per esempio le posizioni degli oggetti e tutte queste cose qui, penso. Ok. Una volta fatto, facciamo un file, mettiamo il respawn in caso, sempre facciamo 4500, questo qui, ecco, respawn lo mettiamo sempre qua. Ok, facciamo file, salva. Poi andiamo su Bravbox, su KMP, facciamo replace. Andiamo qua KMP, ok, facciamo salva. Ora vediamo quanti mega ci dà, penso che ci darà sui 15 mega più o meno, penso, se non di più. Ok, ecco, ci ha dato 17 mega. Allora io adesso lo sistema. Ora per esempio io vado a sistemare la minimappa, per esempio, però io vi consiglio di la minimappa di sistemarla quando avete finito proprio il circuito, che va tutto bene, e sistemate la minimappa, perché se andate a sistemare la minimappa ora e poi andate a modificare il file, quando andate a giocare poi vi dà black screen. Perché quando lo modifichi con CTOL, con Wings, quello che è, non dovete più toccarlo in pratica, che sennò è un casino. Quindi lo spostiamo qua, SZTOL, ci incolliamo il comando, poi facciamo spazio, prendiamo il file, lo portiamo qua, facciamo invio. Aspettiamo che finisce. Quando finisce, vediamo qua sotto che sparisce e diminuisce da 16.6 17, quello che è. Diventa di meno, ok? Ok, ha fatto. E quando esce questa scritta qua, CTOL Wims, chiudiamo. E ora vedete 13.8 è sceso di, lo spostiamo qui, vedete 14 di 3 mega più o meno, l'ha diminuito. E allora lo possiamo provare in sul Wii o con Dolphin. Io lo provo con Dolphin.
race, corsa, place. Eccolo qua. Questo sembra proprio il drago che lo zio Tam e l'uomo dal cappello giallo stanno cercando. Ok. Chiudiamo. Mi arrendo. Ora apro Dolphin e vediamo come uscire. Aspetta, non hai ancora detto. È questo? No, vedi, questo drago ha un cappello rosso. Forse è questo. No, non ho detto blu, ma giallo, giallo. Che proprio tu non riconosci il giallo, mi sembra strano. Signor Tam, sono qui per reclamare il castello. Le ordino di darmi immediatamente le chiavi. George sa che sarebbero felici di vedere che ha trovato il giallo. Ora mi andrà lento perché sto registrando anche con Camtasia, capito? E allora mi andrà lento anche ad un po' Dolphin. Ok, ora speriamo che non ci dà qualche problema. E infatti penso che ci darà qualche problema. Allora, in pratica con vedete abbiamo problemi con schermo nero, quindi non è che quasi tutte funzionano quando le facciamo, quindi abbiamo problemi. Se abbiamo problemi è un casino perché dobbiamo in pratica rivedere tutto. Io provo a non mettere tipo la minimappa, a non fare, a non sistemare la minimappa con Wims Toll e provare così per vedere se va, perché io ne ho fatti 3 e Mumu Medwos là, quella delle mucche, poi circuito gelato e un altro che non mi ricordo, e funzionano tutte e tre, cioè a prima botta quando l'ho convertiti funzionano nel Dolphin. E lo sistemo e ti faccio sapere cosa fare, per se hai pure tu black screen, capito, che ti dà la schermata nera per giocare lì. Ti faccio vedere poi la parte 3. Ciao.